Bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti voi, io sono Manuel e questo è il bar del calcio, accomodatevi come mi piace dire in maniera simbolica tutti i giorni che ci diamo appuntamento in questi video. Come di consueto vi ricordo che in descrizione stiamo, trovate tutte le informazioni inerenti insomma questa nuova avventura, chiamiamola così, del bar del calcio. Vedo che ancora tanti continuano a chiedermi il perché di questo cambiamento, di questo nome. Non è cambiato nulla. Se vedete quello che è accaduto da quando abbiamo annunciato il nostro cambiamento, non cambia nulla. I contenuti sono quelli, però abbiamo implementato ad esempio il servizio riguardante la diretta delle partite di altre squadre. Ad esempio ieri, come avete potuto vedere, siamo andati anche a trasmettere la diretta di Real Madrid Napoli, così come questa sera andremo a trasmettere le partite delle ore 21 di Europa League. Seguiremo insieme una bella diretta di Europa League a vedere come matureranno le classifiche, come danzeranno le classifiche di minuto in minuto al cambiare dei risultati e quant'altro. La trasmissione, ne approfitto per dare una nota di informazione in merito appunto al palinsesto di oggi. Il video delle 18 non ci sarà perché andrà appunto, sarà sostituito dalla diretta delle ore 21 dell'Europa League, ok? Questo ci tenevo a specificarlo in modo che tutti sappiate come è organizzata la giornata odierna. Se poi dal momento in cui viene pubblicato questo video a stasera c'è qualche altra novità importante della quale parlare, non escludo nuovi contenuti. Ecco, questo è l'organizzazione del nostro canale di oggi. Fare questo tipo di programmazione è un po' più coerente con il nome attuale, era un po' molto meno coerente farla con il nome di canale Forza Lazio, parliamoci chiaro. Quindi siccome il mio intento è quello di parlare anche di altre situazioni inerenti alla Serie A, anche perché ragazzi cominciamo pure un pochino a mettere la testa fuori dalla finestra e vedere quello che succede a 2 centimetri da noi, non è che dobbiamo sempre stare solo a parlare e riparlare delle stesse cose all'interno del mondo Lazio, cerchiamo in qualche modo anche di aprirci e parlare di altre situazioni, proprio come farò in questo video. Perché dico questo? Perché c'è una situazione da monitorare. Se ben ricordate, ve ne ho parlato nel mese di giugno. Questo lo dico a quelli, gli anziani che sono registrati e che mi seguono da tanto tempo. Ne ho parlato nel mese di giugno e dobbiamo, in merito alla situazione della Champions League, sappiamo tutti ormai che dal prossimo anno, vi ho spiegato anche le modalità, andate a trovare in mezzo ai miei video, basta che scrivete, che ne so, nuovo format Champions League e vi esce fuori un video in cui vi spiego bene nel dettaglio come si andrà a giocare la nuova Champions League l'anno prossimo, ma anche l'Europa League, perché l'Europa League avrà lo stesso format come modello della Champions, ok? Quindi sarà implementata, sarà allargata anche l'Europa League, aumentando le partecipanti a questo nuovo format di Champions League. Chiaramente c'è la possibilità nei campionati maggiori europei che queste squadre vengano pescate appunto da questi campionati. In base a cosa? In base al ranking UEFA, che è praticamente una classifica dinamica che viene elaborata praticamente alla fine di ogni partita d'Europa, alla fine di ogni giornata di Europa, di Champions e quant'altro, e viene aggiornata. E il ranking UEFA, a causa soprattutto della sconfitta del Milan, ci ha compromesso quello che era un consolidato secondo posto, ok? Dovuto ad esempio alle 3 finali raggiunte l'anno scorso in Champions, nelle Coppe Europee, tanto per dirvene una. Ecco, purtroppo siamo stati scavalcati dalla Spagna, ok? Questo non significa nulla, ci sono ancora tante altre giornate da disputare da qui alla fine della stagione,
però eravamo talmente consolidati al secondo posto che vederci risucchiare in questa bagarre è abbastanza preoccupante, ok? Io ancora una cosa non ho capito, e qua ve lo dico con massima sincerità. Qua rischiamo che arriviamo a fine stagione e ancora non sappiamo se la quinta in classifica andrà o meno in Champions League. È questa la verità, ragazzi. Ancora non si sa se la quinta in classifica approderà alla Champions League. E ora non lo so quando lo comunicheranno, perché secondo me il ranking UEFA verrà, che ne so, al 31 maggio. Che ne so, chiedo, questo non ho ancora capito bene. Comunque resta il fatto che la notizia portante, la notizia proprio quella clou di questo contenuto, è che l'Italia adesso è terza nel ranking. Il terzo posto ci mette in difficoltà. Rischiamo di rimanere così con quattro squadre in Champions League e magari ce ne vanno tre o forse anche quattro in Europa League. Quindi attenzione, un attimino, ragazzi, il discorso è questo: bisogna cambiare mentalità. L'Inter, per esempio, nella partita di ieri, alla fine del primo tempo stava 3-0 col Benfica. Inter già qualificata, capisco tutto. Secondo tempo l'Inter ha drizzato la partita e ha pareggiato 3-3, tanto per farvi capire. Il Napoli ha tenuto testa Real Madrid. È vero, ragazzi, che il Real ha meritato ampiamente di vincere, almeno per quello che è il mio modesto giudizio, però intanto solo nel finale ha preso due gol che l'hanno fatto tornare a casa con un 4-2 da sconfitto. La Lazio alla fine è l'unica che ha vinto delle squadre dei Champions. È importante, è importantissimo, impariamo a vedere con questi occhi anche le altre squadre, con altri occhi le altre squadre che vanno a giocare le coppe. Oggi in Europa League scendono tre squadre italiane, se non sbaglio, tra Conference ed Europa League scendono tre squadre italiane. È importante che queste squadre portino a casa vittorie. È fondamentale, ok? Fondamentale per tenerci alti e magari andarci a riprendere il secondo posto. Ecco, la cosa che un pochino mi preoccupa, ve lo dico sinceramente, questa è una classifica che seguo con molta attenzione da quando appunto è uscita fuori l'ufficialità di questa notizia legata appunto alla nuova Champions, alla nuova Europa League. La seguo davvero con tanta attenzione e mi dispiace perché, ripeto, l'Italia aveva davvero consolidato quel secondo posto. Se ricordate, quando feci il video a giugno dissi: vabbè, l'Italia è tranquillissima, deve continuare così, deve mantenere questa posizione, stiamo a posto. Ecco, siamo diventati terzi, ok? Quindi occhio anche a quello che fanno le altre squadre, che tradotto vuol dire sganciarci da mentalità ristretta riguardante solo la nostra squadra del cuore e ti fare sostenere e augurarsi che anche le altre squadre vadano a fare bene in Europa, perché diventa assolutamente fondamentale. Altrimenti qua rischiamo a fine stagione che ci ritroviamo con il consueto, con il classico cerino in mano. Ciao ragazzi, appuntamento alle dirette di questa sera alle 21, a partire dalle 21, per seguire appunto Europa League e Conference League. Ciao a tutti.